punti. A Colin Devillard, la francese seconda con la media del 13.434 e terza Angelina Andreoli con 13.100. La Ellie Black si è qualificata con l'ultimo punteggio, il suo 12.217 di media, frutto di un 12 nel primo salto e 12.433 nel secondo. Vedremo come inizierà l'étoile canadese nordamericana. Sì, si è già presentata, si prepara, ecco il salto. Rincorsa 25 metri, ribaltata, salto teso avanti con un avvitamento. Un po' carpiata la prima parte, però questo è un salto di grandissimo valore. Ecco, tutti i salti che partono dalla ribaltata hanno un valore bello alto, perché per eseguirli bisogna avere veramente una grande potenza e una grande esplosività. Immediato il replay della VMedia Solution, il nostro service che ci segue ormai da tantissimi anni, quasi 10 sono tra poco, e complimenti anche alla regia, a tutti gli operatori. In regia abbiamo Alessandro Rizzo, in coordinamento Lucrezia Rizzo e tutti gli operatori che ci regalano queste bellissime immagini. È davvero una produzione di livello televisivo, anche se siamo su YouTube, ma che comunque dimostra il grande progresso diciamo produttivo, broadcaster, che ha raggiunto la federazione in questi anni. Ed è un grande orgoglio, Ilaria, pensare che in questo momento siamo visibili in tutto il mondo. Sì, assolutamente. Eccolo qua, 13.150, ottimo, il punteggio. Ringraziamo anche Andrea Costarelli e il sistema Gym Results, che ci regala in tempo reale i punteggi delle nostre ginnaste. Quindi un punteggio sicuramente più alto di quello in qualifica, quindi sì. Ellie Black è assolutamente in corsa, proprio perché siamo sulla rincorsa dei 25 metri, per una un buon risultato. Sì, e poi ecco benissimo anche questo Zucara con un avvitamento e mezzo, ottimo, lei poi esulta alla sua maniera col braccio alzato, grandissima ormai